La casa del libro di Non so stare torna a vivere 2 anni dopo. Gioele Farrugia. Sì, devo dire che con grande soddisfazione siamo riusciti dopo 2 anni a far tornare a vivere la Casa del Libro, grazie soprattutto alla de determinazione di Claudia Casa che ci ha messo veramente tanto impegno e al supporto di tante persone che hanno creduto in questo progetto. Credo che questo sia l'esempio che deve guidare un po' quella che è l'idea delle operazioni culturali in città. Spesso ben ricordo che 2 anni fa qualcuno mi disse che la Casa del Libro, essendo stata vandalizzata, distrutta dopo pochi giorni dalla sua collocazione, rappresentava un po' un fallimento, così come magari un fallimento per alcuni sono state anche altre operazioni che abbiamo condotto in città, penso ad esempio all'operazione Vallicaldi. Io credo che non fallisce chi non prova, chi non valuta strade alternative, chi non immagina scenari differenti, chi non declina in modo diverso la realtà, chi si muove sempre sul solido piano del già noto. Noi abbiamo sempre tentato di lanciare operazioni che siano sperimentali, che abbiano il senso dell'idea di immaginare qualcosa di diverso. E quindi in un certo senso io credo che appunto essendo operazioni culturali necessitino del tempo per entrare dentro la coscienza delle persone. Credo che il mio auspicio è quello che da qui a 10 anni ci possono essere altri 10, 20, 100 di questi fallimenti, perché in questo modo avrà significato che noi avremmo continuato a provarci. A tentare di cambiare le cose ancora, ancora e ancora. Quindi, insomma, il mio auspicio è che oggi, a 2 anni di distanza, la Casa del Libro possa tornare a vivere come prima e meglio di prima, grazie appunto all'apporto di tutta la comunità che può trovare in questo luogo un momento di condivisione, di scambio, di comunità, che è quello. Credo che, insomma, ci siamo sempre posti come obiettivo ed è quello che continuiamo a inseguire.